si è parlato anche di territorio, è stata citata la Gigafactory di Termoli, ci sono notizie su questa realtà? Ecco, questa è una brutta notizia invece. La notizia è che non ci sono notizie, cioè fino a quando non c'è un incontro che ci presenta, in cui ci presentano un piano industriale, ci dicono il numero degli occupati, quando il cronoprogramma per la realizzazione degli impianti e così via, siamo in una situazione di limbo che dal mio punto di vista è inaccettabile per i lavoratori di Termoli, per quel territorio, ma anche in generale per il paese. Cioè, se non parte la prima gigafactory vuol dire che siamo fuori dal futuro dell'industria in Europa dell'automobile. Infatti questo è stato un concetto ribadito, la Gigafactory di Termoli, cioè il suo andamento può accelerare o rallentare l'elettrificazione in Italia. Non c'è mobilità elettrica e quindi se non c'è lo stabilimento di Termoli non c'è poi dopo l'alimentazione degli impianti che producono le auto.